Salve a tutti amici di Comics Reporter, Fumetto Mania e Univea Comics, oggi abbiamo José con noi. Oggi intervisteremo l'autore, artista internazionale, italiano, ma che ci rappresenta benissimo all'estero, Giuseppe Camuncoli. Salve Giuseppe, benvenuto. Ciao, ciao ragazzi, grazie di avermi invitato. Ok, Giuseppe, cominciamo con la prima domanda. Allora, tu hai un tratto unico, facilmente riconoscibile, ma quali sono le tue fonti di ispirazione, se ne hai? Beh, ne ho avute tante, soprattutto all'inizio, no? Penso che un autore, quando inizia in qualche modo ad avere un'idea di stile, a formarsi, normalmente abbia un debito verso gli autori che più lo ispirano. Poi chiaramente questo stile, una volta che si forma, prende un po' coscienza di sé e poi si evolve anche nel tempo, un po' perché effettivamente il segno progredisce anche senza che un autore lo controlli, perlomeno questa è la mia esperienza. Semplicemente penso che si tratti molto banalmente di molle di lavoro, no? Di tante tavole fatte, quindi chiaramente ci si sgrezza, ci si affina il tratto e poi col tempo cambiano anche poi in realtà i riferimenti, magari perché uno nel frattempo scopre autori nuovi, anche tra le nuove generazioni, o semplicemente perché in qualche modo, a seconda delle storie che disegna, un po' plasma e sposta lo stile verso altri, diciamo, canoni. Io l'ho sempre fatto naturalmente, un po' perché ho sempre cercato di avere uno stile in qualche modo che fosse riconoscibile, ma che al tempo stesso fosse molto adatto al tipo di storia che andavo a raccontare. Quindi magari quando ho disegnato il blazer in qualche modo mi spostavo un po' più verso i canoni Vertigo, magari mettevo un po' più di neri, un po' perché all'epoca chiaramente tra Edoardo Risso e Marcello Frusin, che erano due dei miei autori di riferimento, andavo a prendere un po' dei loro stilemi. Chiaro invece magari quando ho fatto roba più supereroistica andavo più verso Jim Lee, che è stato uno dei primi autori che mi ha ispirato, però devo dire che grosso modo quelli che sono stati i miei canoni penso di ritrovarli ancora adesso. Io faccio sempre un po' questi nomi perché sono, penso, gli autori che più mi hanno formato, che più ho guardato e che in qualche modo, anche senza volerlo, ho filtrato in quello che poi è stato il coacervo del mio stile, no? Quindi, per esempio, Hugo Pratt è stato uno degli autori che più mi ha folgorato quando ero piccolo, perché racconto sempre che ho la fortuna di venire da un piccolo paese di 8.000 abitanti, Cadriago, in provincia di Reggio Emilia, anche se adesso mi sono spostato nella grande città, e avevo sempre avuto a disposizione un sacco di fumetti perché la biblioteca del paese è sempre stata molto fornita. E quindi io da piccolo, non potendomelo permettere perché mi compravo i fumetti della Corno, però per esempio i volumi cartonati di Pratt, ma anche quelli di Moebius, anche quelli di Toppin, li trovavo in biblioteca e me li divoravo. Quindi ho avuto una formazione da un certo punto di vista che ha avuto i supereroi come fonte principale, ma che poi si è comunque evoluta fin da subito perché autori appunto del fumetto europeo li ho scoperti grazie a queste letture in biblioteca. Poi c'è stato un momento in cui Frank Miller mi ha sconvolto completamente perché dopo aver letto Ritorno del Cavaliere Oscuro, aver visto quella sua versione di Batman così incarognita, così fetente, così sempre, no, nervosa, ho pensato che non ci poteva essere un punto di ritorno dopo quella scoperta. E quindi, per esempio, tutti i miei personaggi hanno un po' sempre quell'espressione lì perché è il marchio indelebile di Miller che mi ha sicuramente influenzato tanto. Poi sono stato influenzato molto da autori anche di scuola Vertigo, come possono essere stati Duncan Segredo, Dave McKean, Sean Phillips, insomma tutta quella generazione di autori magari di matrice inglese che però hanno veramente fatto la storia del fumetto. Mark Hamill, Ted McKeever, sono tutti autori che veramente in qualche modo mi hanno dato tanto. Poi posso citare Mike Mignola, posso citare Ivo Milazzo, ce ne sono veramente tantissimi che in qualche modo mi hanno folgorato, magari anche semplicemente per il modo in cui stilizzavano un certo particolare, le dita, il naso o per l'uso delle inquadrature. Poi però, ripeto, è stato un processo in qualche modo molto naturale e spontaneo, non mi sono mai messo a studiarli. Io ho sempre letto tanto, fin da quando ero piccolo, che disegnavo i miei pupazzetti, i robot, i supereroi sui miei fogli senza nessuna ambizione, però penso di avere sempre avuto una forte memoria visiva. Quindi in qualche modo prestare attenzione a certi particolari che sono proprio del modo di raccontare o di disegnare degli autori e poi in qualche modo farli miei mi è venuto sempre molto spontaneo.
Benissimo. Giuseppe, hai fatto un riferimento al tuo periodo sulla serie Hellblazer. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di poter intervistare Jamie Delano, un autore che ha delineato esattamente il personaggio. Hai lavorato appunto su Hellblazer con autori come Brian Azzarello, Pete Milligan, eccetera, eccetera. Cosa puoi raccontarci di quel periodo? Innanzitutto che è stato uno dei tanti sogni che si è avverato per me, perché appunto nel momento in cui ho scoperto la Vertigo in fase adolescenziale, avevo in qualche modo messo da parte i supereroi perché quel tipo di storie, quel tipo di racconti, da Enigma a Sandman, Hellblazer, Andrew Balles, mi hanno veramente cambiato, no? Perché in quel periodo lì forse avevo bisogno di storie un po' più mature, non che non ce ne fossero in campo supereroistico, però penso che complice anche l'età, la scoperta di questi fumetti. È stata molto rinfrescante e assieme anche a Matteo Casali, che, con cui ho iniziato, no? Con Borrest, eravamo fortemente influenzati da queste letture. E quindi il mio esordio, tra l'altro, è avvenuto in America proprio sulle pagine di un titolo Vertigo, cioè che Swamp Thing, un altro personaggio incredibile su cui ha messo le mani un certo Alan Moore, no? Che è stato effettivamente anche quello un ciclo sconvolgente. All'epoca scritto da Brian Vaughan, che era anche lui un po' agli inizi, parliamo di fine 2000, quindi sono 20 anni fa. E già quello per me era un sogno. Poi fortunatamente da lì sono passato a fare due numeri di Hellblazer, due fill-in con Brian Azzarello e per me Hellblazer, tra l'altro essendo anche un fumatore, è uno di quei personaggi che mi è sempre entrato nel sangue fin da subito. Quindi già anche solamente aver fatto due numeri per me era un grande risultato. Poi ho fatto un altro numero durante il ciclo di Mike Carey, due numeri durante il ciclo di Andy Diggle, finché poi col numero 250 mi hanno affidato la testata regolare con l'inizio del ciclo di Peter Milligan, che è un altro di quegli autori che con Shade ha comunque anche lui sconvolto il modo di fare, di leggere fumetti. E lì effettivamente nel momento in cui mi è stata affidata la possibilità di disegnare Blazer come autore regolare, mi alternavo grosso modo con un certo Simon Beasley che faceva i numeri in cui io avevo bisogno un po' di rifiatare, anche perché all'epoca in parallelo stavo disegnando comunque Amazing Spider-Man, quindi erano due impegni abbastanza gradevoli, ma anche chiaramente che comportavano una certa responsabilità. Ed è stato un periodo bellissimo. Si è concluso con il numero 300, dove effettivamente la serie, poi Vertigo, nella sua incarnazione originale, ha chiuso i battenti. Mi è spiaciuto da morire. È stato un onore. Al tempo stesso mi sono reso conto, dopo che era finito un periodo, era finito un'era, poi il personaggio è stato rilanciato. Ma mi manca molto disegnarlo perché, ripeto, è un personaggio che ho sempre adorato alla follia. E però diciamo che resta la grande soddisfazione e il grande orgoglio di aver fatto veramente parte della storia editoriale di questo personaggio. Benissimo, cos'è? Passiamo alle tue domande, per favore. Intanto non so se mi avete sentito prima, quindi buonasera Filippo e tutti gli amici di Comics Reporter, buonasera Giuseppe, sono molto contento di essere qui. Ho una domanda che riguarda Undiscovered Country, che è la serie che stai disegnando in questo momento. Cioè è una serie che si contraddistingue da una immaginazione, una fantasia incredibile a livello grafico. Volevo sapere quanta roba è dovuta al fatto che l'artista ti ha lasciato la libertà di inventare, di disegnare, di creare, o se sono delle cose precise che ti ha chiesto Snyder e ti ha chiesto Saul, o se hai avuto una libertà assoluta nell'inventare questi personaggi e questi scenari incredibili. Beh, allora innanzitutto grazie José, sono felicissimo di quello che dici perché Undiscovered Country è una serie su cui mi sto divertendo moltissimo. Molto del merito chiaramente va a due maestri come Snyder e Saul che sono riusciti a concepire una storia incredibile, molto affascinante, molto stimolante anche da disegnare. Chiaramente è anche molto impegnativa perché ogni sei numeri grosso modo cambia la location, cambia l'ambientazione, anche perché stiamo parlando di un giro all'interno dell'America dove questi 50 numeri che abbiamo in previsione, no, per le uscite americane, vorremmo fare vedere quanto il più possibile di quelli che sono diventati gli Stati Uniti in questa storia del futuro. Però per quello che riguarda il design, devo dire che più o meno è 50 e 50 come merito e come responsabilità. A me lasciano molto libero. Mi danno degli input che sono anche molto precisi, sia sul design dei personaggi, sia sulle ambientazioni. Hanno fatto chiaramente molto ricerca e a livello di world building hanno pensato effettivamente molto bene a quali sono le caratteristiche di ogni ambientazione. Però poi sulla base di quelle
mi lasciano veramente molto, molto mano libera, quindi posso decidere di fare qualche suggerimento, di dare qualche idea sui colori, dare qualche idea sui tessuti o sugli ambienti. Al tempo stesso, sulla base di questi design che io gli mando, che di solito sono approvati sempre al primo colpo, anche loro poi possono fare un passaggio successivo, quindi magari dare loro delle indicazioni di colore o sulla base di quello che vedo suggerirmi di cambiare alcune cose perché nel frattempo quello che hanno gli ha fatto venire delle altre idee. È un lavoro di gruppo che è molto ben rodato e funziona molto bene. Devo dire che quando si trova un'affinità, no, con gli scrittori, che si va tutti nella stessa direzione, è facile da parte di tutti fare un bel lavoro. Io devo dire che mi sto divertendo molto. Giuseppe, so che nella tua attività artistica sei altrettanto attento alla capacità di raccontare una storia, allo storytelling, rispetto al segno, rispetto alla tecnica stessa del disegnatore. Guardando questa nuova serie che disegni, ho notato che comunque si ritrova qualcosa a livello di tecnica narrativa di quello che fa di solito Snyder con Capullo. Volevo sapere se è una cosa voluta, sono delle istruzioni precise che sono state date da chi sceneggia la storia, o se è soltanto un caso? No, non c'è nessuna istruzione da questo punto di vista. Penso che sia un caso. Poi, tra l'altro, dovete sapere che i capitoli di Undiscovered Country sono scritti uno da Charles e uno da Scott. Quindi, diciamo che loro, a parte il primo numero che l'hanno fatto a quattro mani, tutti gli altri sono fatti proprio al 100% o dall'uno o dall'altro. In realtà, penso che anche tra l'altro, Scott, quando scrive, io avevo già collaborato con lui sul numero di All-Star Batman. Mentre invece con Sole avevo fatto questo ciclo di 25 numeri di Darth Vader che effettivamente mi ha dato modo anche di capire anche lui quanto fosse bravo, no? Perché insomma, effettivamente è un grandissimo scrittore, Snyder lo conoscevo un po' di più, però devo dire che anche Scott quando ha fatto Batman con lui lascia molto libero il disegnatore in alcune sequenze, soprattutto quelle di combattimento, ma questo lo fa anche Charles, mi lasciano gestire tutto a me, mi dicono più o meno quelli che sono i punti salienti, poi è tutto mio storytelling, quindi l'impaginazione, il modo di narrare è tutto mio, quindi devo dire che Capullo è un autore che mi piace moltissimo, che con Batman ha veramente fatto, si è reinventato in una maniera incredibile, io lo seguivo già dai tempi addirittura di Quasar, di X-Force, quando lavorava per la Marvel, quindi è un autore che mi è sempre piaciuto molto, però non l'ho mai guardato a livello di storytelling, no? Quindi poi magari, come dicevo prima, può darsi che alcune cose le abbia assorbite senza volerlo, per cui probabilmente è un caso che vengano fuori questi tipi di impaginazione. Sicuramente una cosa che hanno in comune sia Charles che Scott, per cui appunto questa cosa l'avevo già vista sia su Batman che su Darth Vader, è di usare molto le doppie pagine, no? Quindi entrambi effettivamente spesso pensano a dei momenti in cui l'azione si svolge widescreen su entrambe le pagine. Questa cosa per me è molto divertente. A volte addirittura, visto che su Darth Vader ha funzionato molto bene, anche su Undiscovered Country questa cosa qua sta comunque lasciando dei buoni riscontri, a volte addirittura posso essere anch'io che gli suggerisco magari di accorpare due pagine e di farne una doppia, senza abusarne perché poi alla fine diventa un giochino che se lo fai troppo spesso magari anche stanca. Però diciamo che poter lavorare sull'arco di due pagine per chi disegna è una bella soddisfazione, una bella sfida perché ogni volta cerco di trovare delle composizioni che siano leggermente diverse. Il fine ultimo è sempre quello di raccontare una storia al meglio delle proprie possibilità. Io fin dall'inizio, fin da prima di lavorare per Vertigo, quando ho fatto anche l'autoproduzione in Italia, sono sempre stato molto attento allo storytelling. Anzi, io penso che riguardando quelle prime storie fatte per Swamp Thing, probabilmente gli editor Vertigo, Heidi McDonald, che è stata quella che mi ha fatto lavorare la prima volta, probabilmente avessi intravisto in me una grande capacità di raccontare, più che del segno, perché riguardare quei disegni mi viene male. Sono vecchi di 20 anni, però li trovo molto grezzi, ma del resto è stato il mio primo lavoro professionale, quello, quindi ci sta che magari uno non fosse proprio al 100%. Però penso che alla fine quello che mi abbiano sempre riconosciuto sia proprio il fatto di prestare molta attenzione al racconto. E questa è una cosa che faccio sempre anche quando insegno qui alla Scuola Internazionale di Comics, faccio proprio una parte relativa allo storytelling al primo anno, perché penso che sia una cosa fondamentale. Cioè, prima ancora di divertirsi a disegnare, penso che il compito di ogni disegnatore sia proprio quello di raccontare al meglio delle proprie possibilità la storia. E questo penso che sia
è quello che ancora oggi forse mi contraddistingue, quello che forse magari in tutti questi anni, al di là degli inchiostratori con cui ho lavorato, delle storie che ho fatto, dei cambi di segno, forse mi contraddistingue più di tutto, cioè il fatto di avere questo tipo di storytelling. Complimenti, la serie è fantastica. Ah, ti ringrazio, grazie mille. Assolutamente. Giuseppe, andiamo avanti con le consuete domande che vengono poste dal nostro pubblico. Allora, Vittorio Benzi, Certo. un po' nostalgico, ci chiede a proposito di Pratt, farai qualche altro episodio degli Scorpioni al deserto? Ma guarda, io lo farei domani. Effettivamente all'epoca, stiamo parlando del 2007-2008, quando uscì per Casterman e per Lizard in Italia, l'intenzione era quella di fare un volume successivo, che sarebbe stato poi l'ultimo, che avrebbe, diciamo, un po' chiuso la storia di Koinsky, che con Casali avevamo già effettivamente messo in cantiere. Poi i lavori sono stati fermati, noi abbiamo una sceneggiatura, tipo 3-4 pagine a matita, più una copertina che avevo fatto, che non, a questo punto, se non cambieranno idea, i gestori dei detentori dei diritti, penso che resteranno nel cassetto. È un peccato perché effettivamente assieme a Kong avevamo fatto un bel lavoro di costruzione del personaggio. Poi io, insomma, sono abituato a non dire mai, mai, nel senso che spero sempre che questi progetti possano domani ripartire. Noi abbiamo, io e Casali, abbiamo per esempio alle spalle un caso eclatante come Batman Europa, che è una miniserie che ci ha messo 11-12 anni ad uscire per varie traversie lavorative non dipendenti da me, però a volte le sorprese positive possono capitare. Cioè, da parte mia, essendo un amante di Pratt, devo dire che sarei pronto in qualsiasi momento a riprendere il lavoro su questo personaggio. Tra l'altro è stata un'esperienza bellissima, un po' perché appunto in Francia è uscita con Casterman, quindi mi ha dato la possibilità di misurarmi con i lettori francofoni di Pratt, che sono forse anche più numerosi di quelli italiani. È stata un'esperienza veramente incredibile, ma soprattutto alla base c'è stato questo viaggio in Etiopia che abbiamo fatto nel 2006 per documentarci, da cui poi è uscito anche un film documentario che ci ha portato addirittura al Festival del Cinema di Venezia, perché è stato presentato là nel 2009, credo, ed è stata un'esperienza assolutamente incredibile, che al di là del viaggio e della possibilità di andare al Festival del Cinema di Venezia, rifarei veramente in qualsiasi momento. Altra domanda, questa volta è quella che ci pone Gabriele Ventura, domanda un po' cliché, un po' standard, è qual è il lavoro del quale sei più fiero? Non ce n'è uno in particolare che preferisco agli altri, e alla fine penso di aver sempre dato il massimo, anche quando magari 20 anni fa, come dicevo prima, le mie capacità erano sicuramente più limitate rispetto a quelle di oggi. E ho avuto sempre la fortuna di lavorare su dei progetti bellissimi, quindi no, non ce n'è uno che preferisco a un altro perché alla fine sono tutti preferiti. Cioè, se inizio a fare un po' di storia, il Blazer è stata un'esperienza incredibile. Spider-Man, cioè, che è stato uno dei miei personaggi preferiti da quando ero piccolo, pensavo di fare un annetto o due, ci sono stato sopra 6 anni, se non ricordo male. Star Wars è un'altra ambientazione che mi piace tantissimo, quindi fare una storia di Darth Vader dall'inizio alla fine, tuttora, anche lì, veramente un orgoglio incredibile. Quindi, ma a Discover Country, che è stato un po', tra virgolette, il mio primo passaggio verso il fumetto creato l'onda, anche se avevo fatto prima Green Valley con Max Landis, ma questo è un progetto di 50 numeri, quindi ha veramente una portata incredibile. Non ho una preferenza, alla fine sarebbe quasi come chiedere a un padre qual è il suo figlio preferito, no? Cioè, magari qualche piccolo dettaglio in più ci può essere per dire questo è uscito meglio di quell'altro, ma tendenzialmente la preferenza non mi sono mai nemmeno soffermato a pensarci da questo punto di vista, proprio perché, ma tuttora dopo 20 anni, continuo a fare questo lavoro con grande divertimento e con grande passione, no? E penso che sia questo il segreto, poi, cioè proprio di affrontare ogni pagina col divertimento e col piacere di voler raccontare una storia al massimo delle proprie potenzialità. Poi a volte qualche tavola esce meglio di qualche altra, però tutto sommato devo dire che ho una preferenza totale per tutti i lavori che ho fatto, se così posso dire. Benissimo, cosa è? Procediamo con l'ultima domanda per non rubare troppo spazio e troppo tempo a Allora, Giuseppe. mi
Piccola domanda che ti faccio, se domani puoi fare l'editor di te stesso, cioè ti danno l'opportunità carta bianca per riformulare completamente un personaggio o una serie di tua scelta, cioè quale sarebbe il tuo sogno? Che cosa vorresti veramente fare per lasciare un'impronta tutta tua su un personaggio già molto famoso? Domanda che non mi avevano mai fatto questa. Devo dire che a volte no, avere fin troppa libertà è più difficile che avere dei paletti, perché avendo la possibilità di scegliere qualsiasi personaggio, di poterci mettere le mani, lì ci vogliono veramente grandi poteri, no, per affrontare questa grande responsabilità. Ma forse, ma in realtà non tanto per cambiarlo quanto per fare un bel ciclo, forse direi Batman, nel senso che l'ho disegnato. Ho fatto appunto un numero di All-Star Batman, ho fatto due numeri con Bill Willingham nel 2005, credo, della testata principale di Batman, e poi ho fatto Batman Europa. Però sento, e questo è un personaggio che mi piace veramente tantissimo, come dicevo prima, no? Da Miller in poi, ma anche Year One con Mazzucchelli, sono The Killing Joke, ci sono delle storie nella storia editoriale di Batman che sono veramente dei capolavori assoluti. E quindi, essendo un personaggio che ho comunque frequentato un po' di meno, che ho disegnato di meno, e penso che un domani fare un ciclo importante di Batman, che sia con uno scrittore, insomma, mi piacerebbe avere al mio fianco uno scrittore di quelli molto molto bravi, no? Perché è chiaro che ti danno degli stimoli in più. Ecco, lì penso che mi piacerebbe davvero mettere le mani su Batman. Magari Snyder, per esempio. Beh, sì, voglio dire, Snyder andrebbe benissimo, anche se non so quanto poi abbia intenzione di tornare su Batman, no? Perché penso che grosso modo il suo l'abbia detto, credo che abbia dichiarato recentemente che magari tornerà sporadicamente sul personaggio, ma non, diciamo, non sulla serie principale. Però sì, devo dire che di scrittori, secondo me, molto bravi su Batman ce ne sono stati e ce ne saranno tanti, quindi difficilmente si cade male con Batman. Bene, grazie. Prego, Grazie grazie a te. Giuseppe, grazie Giuseppe, grazie per il tuo tempo, per il tuo spazio. Per oggi, ti salutiamo e ti ringraziamo appunto da parte di Comics Reporter, Fumetto Mania e Univers Univers Comics, Comics. merci beaucoup Filippo, merci beaucoup Comics Reporter, Fumettomania e Giuseppe per la disponibilità, gentilezza e l'arte meravigliosa. Ragazzi, grazie a Bravissimo, voi, Giuseppe ci rappresenta tantissimo. è stato un grande piacere. Rifacciamolo anche più avanti, io sono disponibile, mi fa piacere. Perfetto, perfetto. Grazie mille Giuseppe. Ciao a Alla tutti. prossima allora. Ciao, Ciao, ciao ciao, ragazzi. grazie.